Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». Parola del Signore. Il Vangelo di oggi ci dice: non giudicate, non condannate, perdonate. Questo però non è un invito a perdere il senso della critica e della denuncia, né a non voler distinguere il bene dal male. Prendere coscienza delle ingiustizie e denunciarle non si deve tradurre però nella distruzione degli altri. Questo brano segue quello dove Gesù dice di porgere l'altra guancia, di cedere il proprio mantello, di amare i propri nemici, perché solo così anche a noi sarà perdonato e la nostra misura sarà colma. Ciò non significa che il cristiano condona tutto. Ricordiamoci come finisce il brano dell'adultera. Non termina con le parole di Gesù: neanche io ti condanno, ma con: ora va e non peccare più. Questo è quello che deve fare un cristiano. È una non violenza che diventa fiducia negli altri e in Dio, nella sua misericordia. È la forza dell'amore e della verità. Non è una carezza, non è buonismo, ma è più di tutto forza. Non è amore astratto, ma è effettivo. È una lotta alle ingiustizie e alle cattiverie, compatibile però con l'amore e nel rispetto della verità, non con la sofferenza di chi ci ha fatto male. La non violenza è dire no alla violenza, è un rifiuto del male, non passivo però. I pigri, infatti, gli indifferenti, i neutrali, non trovano posto nella logica di Gesù, visto che alla violenza e alle ingiustizie non dicono né sì né no. Questi sono vili, e la viltà è una violenza a cui si aggiunge anche il tradimento. La misericordia, invece, è un atto di fiducia e di fede in Dio, è testimonianza alla verità, dichiarazione di condanna del male, non degli uomini che lo commettono, pregando invece che si convertano, facendo cadere le loro maschere e facendo ammenda dei propri errori.